Tamara Longo, Elena Orsini, oggi un flash mob presso il Teatro Cavour di Imperia per ribadire l'importanza della riapertura di questa struttura. Quali sono le motivazioni di questa iniziativa? La sua chiusura da più di 8 anni ormai, tanto per cominciare. Poi, non lo so, un discorso di spese che a noi paiono veramente eccessive su una ristrutturazione che secondo me avrebbe dovuto essere decisamente più rapida, ma anche più economica, e di pochi giorni fa un nuovo stanziamento. Insomma, noi vogliamo l'apertura del teatro. Da troppi anni che siamo senza cultura in questa città, salvo in angolini ben noti a noi. Voilà. Sì, assolutamente, noi vogliamo dire che non lo vogliamo sbrilluccicante, dorato, meraviglioso, lo vogliamo funzionante. Quindi se non si facevano grandi cose si sarebbe potuti partire al più presto. Quindi lo vogliamo semplicemente funzionante, senza grandi spese né, non lo so, maniglie d'oro o rubinetti d'oro. Non è una bomboniera come la Fenice, è un teatro moderno. Lo vogliamo riaperto al più presto. Consigliere Sardi, oggi un flash mob per sottolineare l'importanza della riapertura del Cavour che non è ancora avvenuta. Come mai questa iniziativa? Questa iniziativa perché noi abbiamo provato a chiedere all'amministrazione chiarimenti in merito alla prossima riapertura del Cavour, che continua a essere rimandata, sono previsti lavori anche che vanno fino al 2025. Quindi noi siamo preoccupati sul fatto che la città non abbia ancora recuperato uno strumento fondamentale per la propria promozione culturale. Questo deriva da alcuni problemi che ci sono stati ovviamente nella struttura, ma soprattutto questo ritardo dipende da scelte da questa amministrazione, che perde le mani di grandezza sugli interventi, sulle modifiche degli interventi all'interno del teatro, ha continuato a mantenere chiuso il teatro rimandandone continuamente la riapertura. Noi siamo preoccupati che anche, diciamo, nell'annunciata riapertura durante l'anno del centenario, poi alla fine la fruibilità del teatro effettivamente non si raggiunga e quindi si allungano ancora i tempi in cui il teatro sostanzialmente rimane chiuso. Consigliere Bracco, anche lei oggi presente al flash mob sempre per sottolineare l'importanza della riapertura del teatro. Assolutamente sì, noi come gruppo consigliare insieme a Sinistra Italiana Verdi e a Imperia Senza Paradorone avevamo presentato una mozione per chiedere spiegazioni all'amministrazione sull'andamento dei lavori, sull'andamento dei costi, sui tempi di riapertura, sull'utilizzo, sulla gestione futura del Teatro Cavour, che dal 2015 sono 8 anni che è chiuso. Non ci hanno dato la possibilità neanche di portarla in Consiglio Comunale, c'è stata respinta direttamente dal Presidente Vassallo. Ovviamente questo respingimento è già stato segnalato al Prefetto di Imperia per le valutazioni di regolarità di questo atto, perché questa è una mancanza di democrazia assoluta che va contro le norme della Costituzione. Poi c'è un problema, nell'ultimo Consiglio Comunale il Sindaco ha evidenziato che dentro al Teatro Cavour ci sarà una sala riservata, una sala di grande pregio, che sarà riservata solo a gruppi che lui li ha chiamati le perle, mentre i porci non dovranno entrare dentro il Teatro Cavour. Si sta sbagliando completamente il sindaco, perché gli ricordiamo che siamo in uno Stato democratico e che questa è una struttura pubblica. È già fin troppo diventata una struttura privata, perché tutti questi ritardi sono dovuti alla sua megalomania di farlo diventare il teatro più bello del mondo, e rischia di diventare, come il porto più bello del Mediterraneo, un'incompiuta che è ferma e rimarrà ferma purtroppo ancora per troppo tempo.